La società patavina dell'Olimpia Volley da diversi anni ha scelto di puntare esclusivamente sulla crescita delle atlete giovani, ottenendo la certificazione FIPAV del marchio di qualità per l'attività giovanile. L'Olimpia Volley ha puntato su un gruppo di atlete giovani, è uno staff giovane e raggruppato tutto assieme per poter collaborare perfettamente con la società. Conosciamo le impressioni degli allenatori del settore giovanile. Abbiamo attivato il progetto di pallavolo a scuola ormai da 3 anni e soprattutto quest'anno possiamo dire di essere soddisfatti soprattutto per il numero raggiunto, ma soprattutto per la qualità per quanto riguarda sia il mini volley che l'under 12. L'aspetto che caratterizza il lavoro tecnico che facciamo all'interno dello staff dell'Olimpia è sicuramente il confronto continuo e serrato, anche con opinioni spesso divergenti, tra noi allenatori. Questo, oltre a portare un accrescimento del bagaglio di esperienza di ognuno di noi, aiuta a coordinare un progetto di lavoro che deve non solo fornire degli strumenti tecnici di qualità a ogni singolo atleta, ma anche aiutarla a fare propri quei valori che le consentono di costruire una mentalità vincente, cosa del tutto non scontata, soprattutto con le giovani generazioni. Nonostante la notevole crescita tecnico-tattica e anche morale dimostrata nel corso del campionato, rimane un po' di rammarico per la mancata qualificazione alla fase eccellenza per una partita, diciamo, andata male. E c'è da dire che sicuramente negli anni prossimi sapremo dire la nostra in maniera sicuramente migliore, tenendo in considerazione che molte delle ragazze che hanno partecipato a questo campionato di Under 18 fanno parte anche, sono in età di Under 16. Naturalmente non potevano mancare le opinioni delle atlete. Noi ragazze dell'Under 18 comunque abbiamo avuto una crescita sia a livello tecnico che a livello di atteggiamento anche in campo. Comunque nonostante non siamo riuscite ad accedere alla fase d'eccellenza, comunque c'è stato un buon livello di coesione fra tutte le ragazze, anche perché non giochiamo tutte nella stessa categoria. Una parte gioca in prima squadra e un'altra gioca in terza divisione. Comunque siamo riuscite a formare un buon gruppo. Quest'anno, pur essendo molto giovani, avevamo puntato a fare il salto di qualità, ma non siamo state molto fortunate in quanto per tutto l'anno ci sono state mancanze per malattie. Quindi l'anno prossimo ci impegneremo per fare il salto di qualità e molte diranno la loro. Il dirigente responsabile della prima divisione fa il punto della situazione sul campionato. La crescita quest'anno è stata abbastanza positiva dal lato delle ragazze, quelle nuove, quelle più giovani, quelle nuove inserite. Dall'altra parte quelle che dovevano forse dare un attimino di spinta in più, forse è venuto un attimino a mancare. Comunque per il proseguito del campionato, nello stesso tempo anche in futuro, vedo una cosa abbastanza positiva. Sentiamo l'allenatore della prima squadra che da 3 anni è anche il direttore tecnico della società. Il mio obiettivo quest'anno è stato quello di far coincidere l'obiettivo della società di far crescere atlete di qualità e nello stesso tempo creare un gruppo con formazione sociale molto coesa all'interno. Diciamo la mia squadra è formata principalmente da atlete under 18, under 16 che chiaramente, essendo molto giovani, creano sì un immane lavoro dal punto di vista tecnico, ma soprattutto un grande lavoro psicologico, visto l'incostanza anche del rendimento, e quindi spesso bisogna sorreggere sul piano anche emotivo. Diciamo che prossimamente sappiamo che possiamo contare su atlete di qualità in futuro nei prossimi anni. E vedendo la gioiosa espressione delle ragazze si capisce subito che all'Olimpia Volley giocano insieme divertendosi.